Il centro fieristico Le Ciminiere ospita da stamane il primo acceso congresso cittadino e provinciale del Popolo delle Libertà catanese. Non poche, a dire la verità, le poltrone vuote in sala, segno evidentemente di un partito forse non in formissima che cerca di rilanciarsi, così come nel paese anche nel capoluogo etneo. Almeno tre le maggiori correnti in contrapposizione: quella brontese, che fa capo al coordinatore regionale Castiglione, al senatore Firarello, quella cese del parlamentare Catanoso e quella vicina al sindaco Stancanelli. Non esclusa la possibilità che alla fine potrebbero essere riconfermati Gibino al coordinamento cittadino e Catanoso a quello provinciale. A difendere, per così dire, il buon stato di salute del suo partito, ecco le parole di Giuseppe Castiglione. Mi pare che il PDL dimostra, non solo con le adesioni, lo vogliono tutti disegnare come un partito di plastica. Mi pare che è un partito in carne e ossa, un partito, raramente si vede una tanta gente che non solo che aderisce, che partecipa al dibattito, che fa un confronto, che ha più candidati, che è ricchezza culturale, vivacità politica. Mi pare che sia un PDL vivo, in grande effervescenza, un PDL che certamente darà un contributo forte, oltre ad avere una grande responsabilità, aver ben governato gli enti locali che guida, comune e provincia. Un PDL che certamente nel futuro avrà anche la capacità di immaginare una amministrazione, cioè amministrazione a misura d'uomo, quindi di immaginare buon governo. Si va verso la riconferma di Catanoso e Gibino come coordinatori cittadini e provinciali a Catania? Sono due dei candidati che al coordinamento comunale e provinciale ritengo che abbiano fatto bene, che abbiano i numeri per guidare una grande squadra.